sarà capitato, cari ragazzi, di fare una salita in montagna, in un campo estivo, in una passeggiata con papà e mamma, con gli amici. Così succede nel Vangelo di questa domenica a tre discepoli, Giacomo, Giovanni e Pietro. Gesù li prende e li fa salire. La prima esperienza. Salire è difficile, è faticoso, mi manca il fiato, ma stavano salendo non solo su un monte, che forse non conoscevano neanche, lo conosceva Gesù, ma stavano salendo con un po' di sofferenza nel cuore, perché Gesù pochi giorni prima aveva detto loro che sarebbe morto. E loro erano sconcertati, ma come? Ma questo non ti succederà mai. Allora Gesù dice, venite un po' su, quando abbiamo una sofferenza, quando c'è qualcosa che non funziona, cosa facciamo ragazzi? Ci chiudiamo in noi stessi, basta, fuori il mondo, non voglio più saperne. O ci isoliamo un po' dal mondo, cerchiamo un monte che ci porti fuori dal mondo. Così succede per Gesù, li porta su un monte alto. Su un monte alto, ragazzi, loro fanno un'esperienza molto bella. E l'esperienza, prima di tutto, di staccarsi dalle cose del mondo. Non hanno portato niente con loro. Né telefonino, né computer, né giochi, né zaino. Hanno portato loro stessi. C'era qualcosa che li turbava nel cuore. Avevano bisogno di staccarsi un po' dalla pianura. Allora, dopo essere saliti, stanno su quell'alto monte. Cosa succede su quell'alto monte? Da là dove arriva un monte, dove arriva, non arriva il mondo. Vedono Gesù trasfigurarsi, cambiare di aspetto. Avete presente a volte? Vediamo una persona e diciamo, quella persona è così. Poi la vediamo in un altro modo e diciamo, no, non è così, è cos'ha? Pensate, a volte ho visto un contadino che zappava la terra, coltivava il suo orto, metteva il grano. Poi è andato a casa e alla sera, entrando in casa sua, ho visto che suonava il violino in un modo stupendo. Allora mi sono detto, sì, vero, quello è un contadino, ma la sua vera intimità è quella di essere un artista, di essere capace di esprimere con la musica la bellezza dell'arte. Ecco, vedete, forse anche noi, le persone ci vedono quando siamo arrabbiati, quando ce l'abbiamo un po' con il mondo, e poi quando ci vedono fare le cose più belle, ci vedono esprimere il meglio di noi stessi. E così succede quel giorno. Vedono Gesù in modo un po' particolare. Avete presente il bruco e la farfalla? Quando noi vediamo un bruco su un gesso, vabbè, che schifo, lo tocco, lo dai lontano, guarda, è pieno di peli, eh! E poi quando diventa una farfalla, è stupendo. Vedete, ragazzi, in ognuno di noi, in ognuno di voi, ragazzi, c'è un po' un bruco, che ogni tanto fa vedere le cose un po' difficili, molto brutte, ma c'è una bellissima farfalla. Ecco, vedete, la trasfigurazione ci dice com'è veramente Gesù. Non un Gesù che ci chiede di fare delle cose o che ci dice di non fare altre cose, no. Ma un Gesù che sta bene con noi. Sapete perché vi dico questo? Perché lassù sul monte Pietro, quando vede Gesù bianco come la neve, una veste candida che nessun lavandaio sarebbe riuscito a rendere così bianca, dice, senti, facciamo tre tende, rimaniamo qui per sempre. È come quando andiamo su un monte e quando siamo in cima vediamo il bellissimo paesaggio e ci diciamo, ma perché questo mondo non può essere tutto così bello, pieno di meraviglie, alto, senza le preoccupazioni del mondo? Ecco, Pietro si sente un po' così, è un po' buffo, dice, senti, stiamo qua,
fermiamo il mondo, scendiamo un attimo, dalle cose difficili lo vorremmo fare tutto. Lassù sul monte vedono le bellezze, avete presente quando saliamo sul monte, sul Rocciamelone, non so ragazzi se ci siete già stati, sul Monviso, sul Cervino, sul Monte Bianco, vediamo un bellissimo paesaggio. Sapete qual è la tentazione più grande se abbiamo una macchina fotografica o un telefonino? Di fare subito una foto. Oh guarda, voglio fermare questa bellezza, è troppo bella. No, fermala prima nel tuo cuore, prima che in una foto. Ecco che cosa fanno quei tre discepoli. Fermano la bellezza di Gesù nel loro cuore. È un po' lo sguardo dei discepoli che cambia. Vedete, ragazzi, la fede non ci cambia la vita. Soffriamo come chi non crede, però ci dà un modo diverso di guardarla. È un po' quando siamo su un alto monte e guardiamo il bellissimo paesaggio. Abbiamo occhi diversi. Dentro ci sentiamo diversi. Stiamo proprio bene. Ci sentiamo nell'infinito. Ecco che cosa ci ricorda Gesù. E quando Pietro dice fermiamo il mondo, sapete cosa dice Gesù? Senti, scendiamo di nuovo. Torniamo a casa. Torniamo nella vita di prima. Però senti, prova a tornarci con le bellezze che hai visto sul monte, che hai vissuto sul monte. Scendi, 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 non avere paura, scendi, scendi, scendi. E quando sarai nella pianura, ricordati delle bellezze che hai vissuto lassù, che hai visto lassù, e prova a viverle. E se ci saranno dei momenti di difficoltà, di fatica, ricordati la bellezza di quel monte. Cerca di vivere la bellezza di Gesù che si fa vedere come veramente è. Cerca di godere la bellezza delle persone quando scopri in loro come sono veramente. Il bello che ti presentano. Ecco, vedete ragazzi, questa domenica, salire, a volte con un po' di fatica. Come si fa fatica a salire su un monte? Sudiamo, sbuffiamo un po'. Ma quando siamo arrivati in punta, stare. Stare in quel bellissimo paesaggio, stare con Gesù lassù. Prendetevi, ragazzi, qualche minuto di silenzio. Cercatevi un posto un po' in alto, fate quattro passi. Sedetevi un attimo, prendete un brano di Vangelo e leggetelo. E poi scendete, tornate alla vita di prima. Tornerete diversi. Gesù trasfigurato cambia e trasfigura anche la nostra vita. Buona domenica.